Giovedì 29 novembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sono le 12.31 in questo istante, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi puntata molto interessante perché parliamo di arte, ne parliamo con un graditissimo ritorno, è un po' che non ci veniva a trovare la nostra curatrice di fiducia, diciamo, colei che spesso e volentieri, e poi comunque insieme a noi, perché siamo sempre a braccetto in molte avventure e comunque lavora sempre qua, sta in contatto con noi. Sto parlando di Eva Amos, buongiorno Eva, benvenuta. Buongiorno Fabio. Insieme a uno dei miei artisti preferiti, beh, lo posso dire anche perché insomma lo conosco da quando non era neanche artista, pensate, lo conosco ormai da 20 anni, quindi insomma posso dirlo, uno degli artisti miei preferiti, Francesco De Molfetta. Buongiorno artista a tutti. Contemporaneo che amiamo definire ludico concettuale, ma vi assicuro che vedere le sue opere è uno spasso, davvero, è uno di quegli artisti che vi fa divertire con le proprie opere, nonostante poi dopo vi lasci anche comunque quel l'amaro finale in bocca, perché giustamente insomma non è fine alla risata, insomma non è il Vanzina dell'arte, diciamo, ecco, cioè ci auguriamo di no. Cerchiamo di dare qualcosa poi di contenuto anche, esatto, no? Esatto. I Monty Python dell'arte magari? Beh, già questa citazione più colta, apprezzo di più. Ti piacerebbe sì, di più, allora. Sì, sì. Perché questa strana coppia? Perché la Bella e la Bestia qui oggi con noi? Perché? Spero Eva, che sia Bestia io. No, Bestia la bionda e la mora. oppure le due veline, la bionda e la mora, però insomma perché Eva? Perché insomma sta arrivando un momento molto storico importante, ovvero la mostra, la seconda mostra importantissima per me e anche per Anastasia Lavricò, che purtroppo non c'è con me oggi, la mostra internazionale con partecipazione di 61 artisti internazionale, che verrà presentata da un critico famoso d'Italia, Vittorio Sgarbi. Stiamo parlando di MIARS, appunto, Milano, ti amo in tutte le lingue del mondo. In tutte le lingue del mondo, che è un po' si può chiamare il proseguimento di quello che è stato da MARS, no? Per esatto, voi è una serie praticamente. Poi arriverà un altro nome che non sappiamo ancora. Ecco, abbiamo visto appunto la locandina poco fa, che sì, la facevano rivedere, va benissimo, eccola lì, appunto, sì. Questa è la locandina di MIARS, sì. 4, 5 e 6 dicembre. E poi, sullo sfondo vediamo anche un dipinto, di una bozza di dipinto di Gio Manzoni, che fa live painting dal 4 dicembre di Madonnina contemporanea di Duomo di Milano, con l'altezza di 4 metri di altezza, wow. la grandezza naturale della Madonnina. Ah, ecco, vedi. E quindi ecco, infatti qua stiamo vedendo live painting performance, il 4 e il 5, cioè no, solo il 4 mi dicevi? No, inizia il 4. Ah, ok, tutti i giorni, sì, inizia, sì, ovviamente. E poi finisce come performance che si distrugge l'opera e non spoilerare, non dire nulla, se no, sappiamo. Beh, Gio Manzoni, quindi anche lui presente, insomma, 3 giorni abbastanza intense, perché appunto abbiamo detto, sì, sì. Quanti artisti dicevi Eva? 61 artisti, tra cui anche il qui presente. Sì, infatti precisamente è 60 artisti più me. Ah, ecco. No, sto scherzando. E pensate che è così per tutti i 61? Esatto. Cioè tutti i 61 diranno no, sono 60 abbiamo più me. Tutti questo privilegio dell'esclusività. Bene, di essere qui. E Milano, ti amo in tutte le lingue del mondo. Sì, tema. Secondo me era proprio il caso di trovarci nello studio di Milano News tra due milanesi. Raccontare, sì, vero, del so, progetto da non creato da due russe. Infatti, perché due russe che creano un progetto del genere, pensa, con 61 artisti che vengono da quante nazionalità? 13 nazioni diverse. E più Italia. E poi ecco, 13 più l'Italia. Perché praticamente per noi russe, ma anche per molti artisti stranieri che partecipano alla mostra, Milano è diventata la patria della... perché noi lavoriamo qua, amiamo tantissimo la città di Milano, perché è la città più dinamica, più internazionale, creativa e artistica di tutta Italia, ma anche in Europa. Cioè, mi viene a dire, quindi viene anche un palcoscenico interessante per appunto, sì, gli artisti che espongono, sgomitano per poter esporre. Insomma, non abbiamo detto dove viene fatta questa mostra, e ci fa capire anche perché con così tanti artisti. Esatto. Allora, il posto si chiama Lambretto Factory, che è un'ex fabbrica dove producevano la Lambretta, la mitica motocicletta di Milano, sì. E noi abbiamo in disposizione 800 metri quadri, quindi 800 metri quadri, una parte della vecchia fabbrica della Lambretta, quindi capite bene dove, a Lambrate ovviamente, sì, quindi proprio lì in fondo a Lambrate, poco dietro Piazza Rimembranza di Lambrate, ecco, anzi vediamo qua la cartina
di farvi capire meglio dov'è il Labretto Factory. Via Righi 19. Via Righi 19. Però si è fatta una cosa forse più precisa, più bella: andate sul sito miars.info, registrate su tutti i eventi che noi abbiamo e così vi facciamo entrare, perché così, purtroppo okay, la registrazione è obbligatoria. Ok, non è a pagamento ma è obbligatoria, quindi insomma sì, giustamente per motivi di sicurezza, per sapere quanta gente entra e esce, se no c'è bisogno di sì, un numero massimo, quindi insomma andate, c'è ancora qualche posto, insomma iscrivetevi nei vari workshop, nelle varie performance che ci saranno, sì, cose, perché poi invece il 5 appunto c'è la presenza, c'è l'intervento di Vittorio. Ma io direi a questo punto di far parlare lui. Facciamo parlare Vittorio direttamente. Cioè, chiediamo a Vittorio Sgarbi di spiegarci un po' dal suo punto di vista, e come sempre vedrete un punto di vista abbastanza particolare, che cos'è MIARS, perché andare e quando andarci. Cleto Arrighi, immagino, ha letto Arrighi, ma che cazzo scrive questo? Via Arrighi, vediamo Cleto, 19. Per inaugurare la rassegna di arte denominata MIARS, bel nome, MIARS, messo di traverso, organizzata da due ragazze russe, Eva Amos e Anastasia Lavrikova. Ottimo, due ragazze molto simpatiche e sveglie, quindi io sarò lì il 5 dicembre alle ore 19 nello spazio della Lambretto. Lambretto o Lambretta? Lambretto, vediamo un po'. Lambretto. Insomma, sarò lì. Ore 19, intervento di Vittorio Sgarbi. Direi che c'è tutto. Molti artisti sono nati all'estero, chi se ne frega, va bene. Quindi, 5 dicembre, ore 19, a Milano, via Cleto Arrighi, 19. Speriamo. Grazie, arrivederci. Buonasera. Ed eccoci qua, questo è insomma l'invito un piccolo intervento abbastanza particolare di Vittorio Sgarbi, ma insomma se questo è l'antipasto, appunto, chissà cosa dobbiamo aspettarci. Ricordiamo bene quando sarà Vittorio presente? Il 5 dicembre alle ore 19, ma vi ricordo che la registrazione è obbligatoria. È obbligatoria, ragazzi, quindi obbligatoria, se lo dice una russa soprattutto, cioè credeteci, non si può poi fare la battere a luce e vino, al massimo qua si finisce a caviale vodka, no? Esatto, caviale champagne, party like Russians, da party like a Russian, come diceva Bill Williams. Come si chiama? Le imprese di Anastasia. Ah no, no, anche l'impresa di Anastasia, pensavo la canzone di Robin Williams. No, ma tutto sul serio. Cioè, okay, no, infatti è vero, ci saranno. Ci sarà però anche molta italianità. Esatto. Ci sarà anche il vino, giusto? Vino milanese. Oh. Vino milanese. Vino milanese, cosa vuol dire vino milanese? C'è un video, un vino che fa Milano. Sì, sì. Noi dimentichiamo che San Colombano all'anno. Esatto. È provincia di Milano. Certo. E quindi, uno dei più grandi consorzi di vino viene proprio da quella zona lì, un consorzio che inventò le cantine aperte, cioè uno dei primissimi del bicchiere al collo, è partner in questa avventura con Eva, giusto? Il 4 dicembre viene il presidente di consorzio a parlare, a raccontare la storia sui vini. Tu sai che questa cosa tra me e Demo non va molto perché siamo due stemmi. Esatto. Però cioè, siamo contenti che invece tutti gli altri. Per voi abbiamo panettone di Milano, di Vergani. Già su lì siamo già più in linea. Però, Vergani è un mega classico, tra l'altro, di Milano. Infatti, proprio un mega classico. Ma insomma, parlando di mega classici di Milano, allora arriva a te, Demo. Appunto. Non spoilerare, cioè non so, dimmi tu se vuoi spoilerare che cosa stai preparando per questa mostra. No, adesso non voglio dare anticipazioni, cioè nel senso è giusto che la gente venga a vedersi la mostra, venga a vedersi un po' le interpretazioni che abbiamo dato, i nostri piccoli contributi alla città di Milano, i nostri piccoli contributi di visione della città di Milano, che se tu sei d'accordo con me, io definirei una città in costante cambiamento. Perché noi che ci siamo cresciuti in questa città, noto veramente i cambiamenti che ha subito negli scorsi... Sempre più velocemente. Anche sempre più velocemente. Cioè non è più neanche la città di Expo questa. No. Siamo già post-Expo. Bravissimo. Giustissima osservazione. Oltretutto noi, quando eravamo piccoli, Fabio, non ci saremmo mai immaginati che Milano sarebbe diventata una città di grattacieli. Cioè, per noi il grattacielo vero era il Pirelli. L'unico vero grattacielo. Certo. Questo aspetto, diciamo, sensazionalistico che hanno voluto dare alla città con questi record del giapponese che ha fatto il grattacielo, quello che c'è a City Life, se capita di passarci sotto è un qualcosa di... E manca il terzo adesso ancora. E manca il che terzo. Sta salendo sullo impressionante. Sono il dritto,
il curvo e lo storto. No? Cioè, io non mi sarei mai immaginato che appunto Milano tendesse così tanto. Ma appunto il tema è proprio Milano ti ama in tutte le lingue del mondo. Lo sappiamo, i turisti la amano, sì. Gli stranieri la amano, ma noi milanesi la amiamo ancora. Beh, bella domanda, caro Fabio. Io mi sento. Francesco di Molfetta, la amo ancora no, questa città? Io la amo molto, nel senso che amo molto la purtroppo quello che oggi si trova molto poco, ovvero le radici di questa città che si sono sfilacciate un po'. Si dice sempre in maniera affettuosa che i milanesi non esistono più. Io abito fortuna in un quartiere di periferia dove ancora c'è qualche anziano, ancora c'è questo strascico di memoria. Ovviamente ogni minimo accento, ogni minimo dialetto si è perso, però a favore appunto di questo incoming, questa ingente massa di arrivo dall'estero, di gente che ha questa fascinazione per la nostra città, per cui si è sacrificato tutto quello che era la tradizione. Non nascono però così, viene da dire, delle nuove tradizioni milanesi? Ci sto pensando, quanto il sushi all you can eat è una tradizione milanese ormai, secondo te? È vero, è un classico, però fino a un tempo si diceva... C'è cioè, la gente viene a Milano per quello, per quello. Da dire, sì, no? Sì, da sì, fuori, sì. Ad esempio, dalla provincia dove magari ce n'è di meno. È vero. Vieni perché c'è la cucina etnica, vieni perché Via Le Padova diventa fondamentalmente un expo a cielo aperto tutti i giorni quasi. Sì, sì, è vero, è vero. Sì, è improbabile che oggi uno ti dica vengo a Milano per mangiarmi la cotoletta milanese, quando mai? Cioè, vengo a Milano, mi faccio un sushi, ci facciamo... Sì. Andiamo al ristorante messicano. Sì, esatto. Vabbè, è giusto, insomma, siamo una città internazionale, per cui è giusto avere anche questo status. Ecco, sono tanti gli appuntamenti all'interno di Miars. Vuoi raccontarci un attimo? Abbiamo parlato di Sgarbi, abbiamo parlato del consorzio del vino. Sì, poi abbiamo due persone di Brera. Uno è curatore di Pinacoteca di Brera e un'altra persona è direttore, il presidente della Facoltà della Pittura e dell'Accademia di Brera. Loro quando li potremo vedere? 4. Il 4, sempre il 4, ok. Sì. Sempre il 4. Hai detto 61 artisti, 61 opere quindi. No, no. Allora ti correggo un attimo perché praticamente ci sono un po' di opere create con quattro mani. Come per esempio un quadro di Giorgio Maggiorelli che ha creato insieme con Jessica. Ah, ottimo. Quindi voglio sottolineare una cosa molto importante: che molte opere sono create doc per la mostra. Che per me è un vero piacere, un vero onore, come ha creato per esempio Francesco De Molfetta. E allora comunque questo ti chiedo, tante volte abbiamo detto di questa volta forse ancora di più si vede la differenza. Milano vista persone così distanti tra di loro, insomma abbiamo avuto 13 nazionalità diverse, tante mani diverse, tanti occhi diversi che hanno visto la città di Milano, senza dirci appunto che tipo di suggestioni sono arrivate dagli artisti? Devo raccontare cosa rappresenta? Sì, più o meno, senza troppo andare nel... Allora, praticamente abbiamo due tipi di opere. Un tipo delle opere sono dedicate all'etnia, all'internazionalità che c'è a Milano, perché dicevamo che Milano è una città stra-internazionale. E poi la seconda parte delle opere che hanno presentato degli artisti sono dedicate a Milano, quindi sono i paesaggi o magari c'è qualche elemento di Duomo di Milano che è un classico, un grande classico, e quindi abbiamo due tipi. Un grande classico, però in realtà il Duomo lo conoscono in pochi, cioè, i milanesi non vanno quasi mai. Infatti, parlate di questo, secondo te, tu che sei milanese doc, è ancora un grande classico, è ancora stimolo di Milano il Duomo? Cioè, no, non nessuno è riuscito a scalfirlo? Secondo te no? Secondo me no, non è più un... Cioè, è un grande classico perché è il centro reale della città, il centro geometrico della città, però oggi mi verrebbe da dire... Che ho scoperto invece ieri sera, pensa Demo, non essere neanche quello. Non è che Piazza San Sepolcro, il centro storico di Milano, stupendo, è Piazza San Sepolcro. Grazie a Guarnieri, che è una bravissima guida con cui stiamo collaborando per preparare delle varie situazioni, mi ha ricordato questa cosa, perché io sono rimasto e pensavo che il Duomo fosse... Invece, quindi neanche quel grado lì ha più ormai. No, secondo me no. Quali sono i nuovi simboli secondo te di Milano? Qual è il simbolo? Se dovessi fare appunto la nuova maglietta della squadra di Milano, togliamo il Duomo da sopra. Sicuramente, la mettiamo. Io quando per esempio io che viaggio tanto per le mostre, eccetera, la gente mi chiede informazioni sullo stadio Meazza. Cioè, che poi molti non sanno neanche più che si chiama lo stadio Meazza, no? Tutti dicono San Siro, ma in realtà si chiama chiama ancora Stadio Meazza. Stadio Giuseppe Meazza si chiama. Giuseppe Meazza, esattamente. Sì. Qui questa è già un'icona abbastanza riconoscibile di Milano, di cui insomma mi hanno abbastanza orgogliosa, anche se è un'icona decentrata, delocalizzata rispetto al centro urbano.
Altre cose, non so, il castello mi verrebbe da dire, però anche quello poco frequentato a livello iconografico, la centrale che invece ultimamente ha avuto un Bello. revival notevole e che sinceramente L'architettura ha anche molto il mio cuore, è un bellissima, edificio sì. realmente affascinante. E poi questo nuovo quartiere, ragazzi, Sì? questa nuova piazza City Life. City Life, Sì. ma non C'è City sì. Gaiolenti più Sì? che City Life, questi grattacieli, cioè, c'è Vero. gente che il bosco verticale, cosa che non avrei mai immaginato, che gente si È facesse dei vero. viaggi per venire a vedere il bosco verticale. Vi racconto una cosa, a Billund, Danimarca, dove c'è la sede della Lego, esiste una Lego House, che è questa famosa struttura in cui si può entrare a fare, ci sono tante costruzioni di Lego, tra cui un artista, proprio artisti che lavorano con Lego, un'artista americana, ha riprodotto il bosco verticale di Milano. Ma Quindi sa no, tantissime hai opere, visto? c'erano Torre Sì, Eiffel, sì, sì, sì. Statua della Libertà, c'è cioè il bosco verticale di Milano rifatto in Lego da un artista americana. Quindi insomma, Pensa è in Danimarca, cioè, quindi insomma, sto Incredibile. pensando veramente come Milano ormai esporta simboli, esporta luoghi, appunto, non più solo il Duomo. No, perché poi in realtà quelli sono luoghi della tradizione. Oggi c'è questa Milano più contemporanea che ha Nuova. altre icone proprio di Altri riferimento. messaggi, sì. Questo l'hai visto anche nei quadri che sono arrivati, o invece Bosco all'estero rimane, verticale, eh? no, in generale, appunto, proprio questo cambiamento di icone, oppure all'estero comunque è rimasto ancora il Duomo, quello è il Sì, per punto. la Russia sì, sempre Duomo, Sempre assolutamente. Duomo. Sì, ma la Russia è un paese molto lontano dall'Europa, quindi senza offesa. Per cui si fanno tantissime conferenze in collaborazione con l'Italia per approfondire l'approccio, per ottenere tecnologie, cioè sempre le tendenze di moda che purtroppo a Russia manca tantissimo. E quindi questo potrebbe essere anche un bel Interessante, scambio infatti. culturale, ma non solo, delle tecnologie. Delle. Allora, appunto, ricordaci vedremo come fare per venire all'Umberto Factory. Bisogna registrarsi dove, Sì. come, gli orari di apertura della mostra. Sì. Allora, bisogna registrarsi per venire all'evento che si svolge dal 4 al 6 dicembre. Bisogna registrarsi sul sito miars.info, schiacciando il bottone sotto ogni evento. Purtroppo bisogna Ok. registrarsi su ogni evento, il 4, sia il 4 che il 5, perché mi hanno chiamato già le persone che non riuscivano a trovare il bottone, però è facile comunque. E poi cosa ti volevo dire? Gli orari? Gli orari, dalle 12 si può già venire perché dalle 12 barra 14 inizia live painting di Gio Manzoni, ok? Ok. Invece la conferenza del 4 dicembre inizia alle 19 Ok, perfetto. e invece per il 5 sono stessi orari, anche Ottimo, per il ok. 6. Il 6, infatti il 6 stasera anche quello. Sì. Chiudete il 6 alle 7. Sì, Giudite. circa, Ok, sì. perfetto. E poi non ho detto che il 5 alle ore 19 aspettiamo Vittorio Sgarbi per l'intervento. Ok, e poi si va avanti durante la serata? No, poi finisce lì però. Sì, no, non Ah, finisce, ok. no, 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 no. avanti durante la No, serata, certo. ok. Avanti anche la serata, quindi il 5, Sì, quindi quindi 4, 5 e 6 dicembre, noi spazio, Lamberto l'Umberto Factory. Factory vi aspettiamo con Anastasia Lavrikova che purtroppo non ha potuto Vabbè, stava, venire. perché è quella che Però stava sono molto lavorando. contenta che è venuto Francesco De Malfette, che per me è un grande onore che lui ha accettato l'invito per partecipare alla mostra. Ha creato un'opera ad Per me è un grande piacere. E anche Grazie. il fatto, è curioso, il fatto che la mostra secondo me sia ambientata in Lambrate, che è uno di questi quartieri periferici un po' sottoconsiderati, e molti non sanno che la Lambretta si chiama così. Lambretta oggi non c'è più, almeno non credo esista No, più la c'è cioè, Lambretta. un solo marchio se ancora fosse Esatto. la Piaggio, ma non Però credo. l'avevano chiamata così in riferimento all'ambro che L'ambro, sì. passava attiguo Sì, vabbè, al anzi, se quartiere. volete, credo ci siano un paio di finestre che vanno sul lambo dell'Umberto Factory, proprio si vede di fianco che passa, Esattamente. proprio siamo al Sì. confine con il lambo proprio. Un tempo era Quindi, remota un periferia, tempo non era neanche Milano, non era proprio neanche ricordiamo che Milano, sì. Lambrate era uno di quei comuni annessi a Ecco. Milano nel 1923, insieme a tanti altri comuni della cerchia di Milano, come Affori, come Sì. Baggio, come Trenno, insomma, tutti quei comuni, Esatto, quei che sono stati borghi, poi e che accorpati. hanno ancora una connotazione, Sì. perché io in realtà vi dico, so che fa freschino in queste sere e tutto, ma se avete voglia di fare una piccola camminata, scendete a Lambrate con la metro, andate a piedi all'Umberto Factory, Sono non un è chilometro. vicinissimo, quello è un chilometrino, Sì, quindi avete faccio 15 minuti. 4 ore a piedi.
Ma vi assicuro che entrate in un paese. Sì, bellissimo. Perché attraversate la Marate e vi ritrovate in un paese che potrebbe essere tranquillamente San Colombano al Lago. Sì, vabbè, certo. La Milano vera. Sì, 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 cioè, sì. Proprio un cuore di Milano questo. Con tanto di Piazza Centrale, che poi passate dalle membranze di La Marate, che è il centro, che sia proprio il centro del paese. E poi dopo si va sulla periferia dello stesso paese, quindi è molto interessante quello, secondo me, davvero. Io lo consiglio, un quarto d'ora ci vuole circa piedi. Sì, no? sì. Ma qui si passa poi vicino a Via Ventura, quindi insomma, zone che comunque stanno rivivendo un minimo di... Assolutamente. Di adesso poi ad aprile con il mobile, quella zona lì esplode, lo sappiamo benissimo. Certo, però certo. Forse ecco, ben vengono situazioni come quella di Eva che fanno rivivere questa zona, non solo appunto in quella settimana del Salone del Mobile, ma anche in altri periodi dell'anno, perché insomma gli spazi ci sono, la storia soprattutto che va a riempire questi spazi è davvero interessante. Sarà interessante vedere appunto come gli artisti vedono questa città. Io sono molto curioso di farti vedere tutte le opere, soprattutto di chi magari non è milanese o di chi è milanese da tanto e quindi magari è rimasto legato a una Milano che magari non c'è più, oppure vede già una Milano che invece è quella del futuro. Poi ci sono molti artisti che abitano al sud che hanno voluto di partecipare alla mostra, che è una cosa molto interessante, perché c'è una certa guerra tra... No, c'è anche una certa fascinazione, secondo me, a volte anche magari ingiustificatamente a dire. Sì, nel senso che non ci sono città del sud che non hanno niente a cui invidiare a Milano, e anzi, anche dal punto di vista lavorativo e tutto, ormai sappiamo che per fortuna insomma, non siamo più negli anni 50 e tutto, però un po' l'idea comunque di... Se voglio fare certe cose devo per forza venire a Milano, c'è ancora, sì, a volte è giustificata, a volte no, ed è interessante vedere questo magari nei racconti pittorici o che vedremo durante l'opera, durante la mostra. Ricordiamo allora, siamo in chiusura, ricordiamoci precisamente, Eva, lascio a te le date, il luogo e gli orari. Allora, dal 4 al 6 dicembre, Lambretto Factory, via Arrighi 19, per partecipare a tutti gli eventi bisogna registrarsi sul sito miars.info, vi aspettiamo. 60 artisti più uno. Più uno, io. Francesco De Mosfetta. Io a rotazione. Questa cosa lo diranno anche, ripeto, tutti gli altri 60. Esatto. Abbiamo fatto dei nomi comunque a caso, senza nulla togliere a nessuno. Ma tipo Giorgio, mi avevo raccontato prima, Giorgio Maggiore, ma perché è di casa anche lui qui. Sì, quindi, insomma, abita qua. Diciamo che gli abito, proprio in casa, se abita nella via dietro i nostri studi, quindi in realtà lo incrociamo anche per strada. Quindi, insomma, ma sono tanti davvero tanti artisti, anche artisti conosciuti che arrivano però da lontano, ecco, alla Sottello che viene dal Messico. Posso dire una piccola cosa? Allora, noi abbiamo tantissimi artisti internazionali che abitano, americani che abitano, uno a Firenze, un altro a Pescara, cioè gente proveniente dall'estero che si sono trasferiti in Italia. Insomma, noi tanto sputiamo su sto paese, però se sta gente viene qua forse qualcosa di bello ce l'abbiamo. Assolutamente sì. Pensare, no? Cioè, se uno degli Stati Uniti decide di andare a Pescara, forse qualcosa di interessante c'è nella nostra nazione. C'è quella mostra organizzata da due russe dedicata a Milano? Infatti. Insomma, due ragazze russe che hanno visto e vogliono esprimere il loro amore per questa città. Va bene. Grazie mille allora Eva. Grazie Fabio. Grazie mille Demo. Grazie a voi. Siamo sempre curiosissimi un piacere di vedere la tua opera. Hai qualcos'altro in ballo in questo periodo? Anzi, sapere progetti futuri, come si dice in queste case? Una mostra divertente con un personaggio altrettanto divertente che ha una piccola galleria in viale, sapete, in zona Bocconi. Sì. Se cercate poi sul mio Facebook, io via via metterò gli aggiornamenti. Quando sarà? Il 15 dicembre. Ah, quindi anche in una collettiva, ci saranno altri amici, divertente, tra cui Giorgio Ghost, Peter Hyde, insomma altri personaggi. Bene. Allora andremo a vedere anche questo. Eva, grazie mille ancora. Grazie mille. Grazie a voi. Ci vediamo allora il 4, il 5 e il 6 dicembre allo spazio Lambretto Factory per la prima edizione di Mias, poi vedremo se ce ne saranno altre, sicuramente conoscendo Evamos. Grazie mille davvero ai nostri ospiti, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Gourmand Milano, come sempre, torna domani, sempre qui alle 12.30 in diretta, per raccontarvi un po' Milano, i suoi protagonisti, tutto quello che ruota intorno alla nostra grande e bella città. Grazie mille, arrivederci e a presto!